Forse qualcuno di voi lo ricorda, in una fiera che non ricordo esattamente quale fosse, il mio amico Andrea Galeazzi naturalmente, mi mostrò in una sua storia un termometro che a suo dire dovevo assolutamente provare. Perché? Perché era rivoluzionario, perché consentiva di misurare sia la temperatura interna della preparazione sia quella esterna del barbecue e che tramite un'applicazione di facile fruizione sarebbe a suo dire riuscita a consentirmi di cucinare tutto quello che volevo. Allora, ragazzi, devo essere sincero, non mi ricordo assolutamente quale fiera fosse, ma poco conta questo, perché la cosa più interessante è che oggi quel termometro è arrivato a casa mia e parliamo di Meter nella versione Plus, quindi parliamo di Meter Plus. Eccola qui la confezione di Meter Plus, ovviamente non era gialla in queste due parti, ma l'ho lasciato un giorno di troppo in mano ai miei figli e guardate che cosa è successo. Optionlabs.com, andiamo subito ad aprirci insieme nel più così classico degli unboxing. Vedete che Meter Plus, il primo termometro wireless smart, quindi intelligente, tutti i canali di Meter per mettersi in contatto e vedere esattamente come funziona. Grazie per averci scelti. Speriamo che poi tutto funzioni al meglio, ma sono sicuro di sì. E anche in caso di aiuto, in caso di necessità, ci sono questi due generi di aiuto in cui il supporto sarà sicuramente pronto per darci una grande mano. Vedete com'è fatto Meter a livello di confezione, spedizione che è arrivata nel giro di un amen. Vedete che posso, tramite l'applicazione disponibile per iOS e per Android, riuscire a utilizzare al meglio il mio termometro. Una volta tolto, devo caricare Meter per 4 ore, quindi una cosa che sicuramente faremo, ma adesso andiamo ad aprirlo. Ecco fatto, vediamo un po' se riesco a non distruggerlo e soprattutto se riesce a non cadermi di mano. Spiegazioni, credo, istruzioni, ed eccolo qui. Allora, ovviamente il mio meter è molto comodo e più che sufficiente da un punto di vista dimensionale per riuscire a entrare direttamente nella mia preparazione, soprattutto nella carne. Ma la cosa che mi intriga è che non andrà soltanto a rilevare la temperatura interna, bensì anche quella esterna, per cui quella, diciamo, ambientale. Adesso devo semplicemente andare a togliere la linguetta, la ripongo in questo modo il supporto. Intanto ovviamente mi sono procurato l'applicazione, per cui vado ad accendermela e vado a fare il pairing direttamente con il mio termometro, per cui ho scelto Meter Plus. Monitora la cottura fino a 50 metri, carne senza fili, ripetitore Bluetooth integrato, due sensori di temperatura, cottura guidata. Per cui andiamo avanti, luce LED, premi il bottone, andiamo a vedere. Eccolo qua. Premuto il bottone, verde lampeggiante, sonda connessa, LED rosso, sonda disconnessa. Rimuovere la sonda dal caricabatteria Meter Plus per la connessione. Mi suggerisce di mantenere la sonda pulita, la traccia di sicurezza, che ovviamente è qui sotto, voi non la vedete, però è proprio qui alla fine dell'adesivo, e il sensore della temperatura ambientale che mi consente appunto di monitorare tutto. Prima di iniziare dobbiamo controllare alcune cose. Bluetooth acceso, Bluetooth è acceso. Permessi di posizione abilitato, permessi di posizione abilitato, sonde caricate. Diciamo di sì, in realtà 4 ore non le ho fatte passare però, non ditelo a nessuno. Poi consentiamo, sonde caricate prima dell'uso, no, allora carichiamo e ci vediamo dopo. E vedete che l'applicazione sta cercando Meter e adesso è collegato. Ed ecco che sono pronto per cucinare. Il mio Meter Plus si è connesso, quindi adesso non mi rimane che passare alla carne. Allora, come vedete, ho fatto il cambio d'abito come le grandi vamp per la prima serata. In realtà è passato un giorno e siamo qui finalmente pronti con il meter. E soprattutto siamo pronti con questa bellissima fiorentina da circa 1,4 kg, frollata circa 25 giorni. Angelo Tanelli, Boffalora d'Adda, arriva proprio da lì. Vedete che gli ho chiesto di tagliarmela bella alta sull'osso in modo tale che dopo la cottura diretta possa andare a fare una bella cottura in diretta proprio sull'osso, proprio per andare a temperatura al cuore come piace a me. Per andare a temperatura al cuore, io adesso uso Meter, ma prima olio la griglia.
Allora, griglio oliata e vedete che ho tolto il Meter Plus direttamente dal supporto ed è andata in connessione con l'applicazione. Vedete che segna 22 gradi all'interno, anche se io adesso vado a prendermi il mio termometro. Vado a infilarlo come da istruzioni fino al punto indicato e adesso vediamo che all'interno la temperatura è già scesa e sta ancora scendendo mentre l'ambiente rimane costante a 22, quindi 15 in diminuzione, 22, 23, 14 ovviamente in diminuzione, 22, 23, man mano che passano i minuti. Adesso non faccio altro che prendermi la mia bisteccazza e la lascio così e come sempre faccio 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, poi la metto sull'osso. Andiamo a vedere insieme che cosa succede all'interno e soprattutto che cosa succede anche al mio meter. Ovviamente abbiamo una temperatura che si sta stabilizzando all'interno del nostro Signet, perché ovviamente l'avevo aperto, ma vedete che sta salendo anche la temperatura ambiente riportata sul mio meter. Vediamo dove arriviamo. Sempre 225. Qui ci stiamo alzando a 132. L'interno è sempre 12, naturalmente. Vediamo soprattutto quanto impiega ad andare a rilevare la temperatura. Ovviamente vedete che io per gestire al meglio tutte le mie cotture posso andare a inserire delle notifiche, a impostare la cottura anche a seconda della pietanza che sto cucinando, manzo, maiale, pollame, agnello, pesce e altro. Per cui diciamo che è un prodotto particolarmente versatile, posso anche cercare qualsiasi carne e posso anche inserire ovviamente una cottura personalizzata. Questa è la prima volta che lo uso, quindi me lo tengo per ora così. Vedete che dentro è arrivato a 220 gradi e vedete che qui ci stiamo avvicinando ai 250. Adesso però è già arrivato il momento di dare il primo giro di 45 gradi, per cui apro. E semplicemente giro di 45 gradi la mia super fiorentina e chiudo. E vedete che ci siamo perché tra 225 e 250 gradi e l'ambiente qui mi ha riportato a 230, per cui sto facendo un ottimo lavoro. Ovviamente non si sta alzando la temperatura interna, ma per questo dobbiamo aspettare poi anche di girare. Andiamo avanti così. Vedete che è cominciata a salire anche la mia temperatura interna, mentre quella dell'ambiente è sempre intorno ai 230 gradi. Sono passati circa 2 minuti, 2 minuti abbondanti, e ovviamente è il momento di girare la mia fiorentina. Vedete che la reazione di Maillard ha fatto breccia nella carne e adesso noi continuiamo a cuocere per altri 2 minuti così e poi ce la giriamo. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa da quando ho girato. Ovviamente è sceso un filo la temperatura, ma sta tornando a stabilizzarsi. La temperatura interna è a 16 gradi, per cui adesso noi faremo 4 minuti di cottura su questo lato. Arriveremo forse intorno a 20-25, non lo so. E poi con calma andremo a mettere la bistecca sull'osso. Ovviamente io sto tenendo il bruciatore di destra spento in modo tale che poi possa andare a ricavarmi una superficie sulla quale andare a fare un po' di cottura in diretta. Non ho fatto reverse searing, ho semplicemente fatto una cottura diretta, per cui bruciatore di sinistra e bruciatore centrale accesi al massimo e vedete infatti che stiamo che sfumacchiando perché un pochino di così grasso c'era. 250 la temperatura e 250 la temperatura, per cui diciamo che nel giro di un 4 minuti di cottura, più o meno 5 forse, siamo arrivati alla stessa temperatura omogenea per quanto riguarda la mia carne e soprattutto la mia rilevazione della temperatura. Davvero non male. Ultima giratina, in 45 gradi. E andiamo così avanti. E vedete che la temperatura è salita. Sentite questo rumore? Vedete la mia sonda meter che sta toccando quasi la griglia che è diventata rovente? E vedete che cosa mi dice? Mi dice che la
temperatura ambiente arrivata a 290 gradi e al di sopra del livello di sicurezza, devo rimuovere dal fuoco immediatamente per evitare di danneggiare il prodotto. Prodotto che in realtà non si sta danneggiando, ma che semplicemente, visto che l'ho messa da cani, questa sonda è andata quasi sulla griglia. Per cui adesso io, visto che sono arrivato alla fine della reazione di Maillard, posso anche andare ad abbassare i miei bruciatori per mantenere la stessa temperatura. Mi prendo una bella pinza, come sempre, e cerco di portare la mia fiorentina sull'osso. Ho lasciato sul mio Signet anche la griglia superiore, vediamo se riusciamo a non fare una frittata. Sì, direi che ci siamo. Siamo riusciti a chiuderla. Adesso semplicemente la temperatura si stabilizzerà, anzi scenderà ovviamente. Vedete che è già scesa quella dell'ambiente, 25. Io arrivo come sempre intorno ai 45 perché mi piace così e poi lascio riposare e poi taglio. E visto che sto facendo andare la mia carne, impostiamo un pochino la cottura. Vediamo se mettendo una bistecca, una fiorentina consigliata al sangue a 50, io la voglio al sangue, ma in realtà la faccio scivolare prima in modo tale poi da farla riposare e da portarla intorno ai 50, diciamo che 45 va. Avviamo già inserita la sonda e vedete che ho anche una stima del tempo di cottura. Il mio obiettivo è 45, il mio ambiente si sta stabilizzando intorno ai 210. All'interno sono già a 30 e vedete che per questa T-bone ho un tempo trascorso e una volta che andrò a colmare quel gap riportato su questa grande ghiera, riuscirò a poter far riposare la mia bistecca. È la primissima volta che sto usando questo meter ed è per questo che mi sentite così titubante. Semplicemente lo sto guardando insieme a voi per la prima volta in modo tale da raccontarvelo esattamente con lo stesso effetto wow che avrete voi quando lo userete, se deciderete di comprarlo, ovviamente. La cosa interessante, come vedete, è che non ho soltanto i parametri dei quali vi parlavo prima, ma ho anche una indicazione a livello grafico di quello che sta succedendo a livello di temperatura e vedete che la temperatura di ambiente sta scendendo mentre quella interna sta salendo. Sono passati 3 minuti più o meno da quando ho impostato il mio meter plus e vedete che posso anche condividere, ma io non ho ancora abilitato il cloud che mi consentirebbe di fare tutta una serie di operazioni interessanti delle quali parleremo nei prossimi video. Però insomma avrei anche una possibilità in più per andare a condividere sul cloud il mio risultato, i miei dati, per cui ci sono tante possibilità, possibilità che devo studiare ancora bene, sono sincero, quindi ce le andremo a vedere insieme nei prossimi video, eh? Siamo arrivati a 37, 45 rimane il nostro obiettivo, 190 sta scendendo un po' troppo, allora io vado ad alzare un minimo il mio bruciatore di sinistra in modo tale da tenere costante la temperatura. Vedete ovviamente che è passato un pochino di tempo, abbiamo già pronta la nostra ISOBOX e adesso aspettiamo ancora un attimo. E guardate lo spettacolo in più, quando ci si avvicina alla fine della cottura, riesce a rilevare il tempo che è passato e mi dà anche il tempo che rimane alla fine della cottura stessa. Ragazzi, un uovo di Colombo, fighissimo. Visto che sto condividendo a voi questo primo utilizzo di Meter Plus, un minuto rimanente, 41, 45, 185. Non sono riuscito a rialzare tantissimo la temperatura del Signet perché ho tenuto bassi i bruciatori. Però voglio vedere che cosa succede quando arriviamo a fine cottura. Vediamo un po'. Tanto messaggio da un intellettuale, Andrea. Vai il meter, visto? Che bomba! Sono d'accordo, Andrea. E vedete che questa è una bella cosa perché la temperatura è ovviamente scesa, proprio per quello che vi dicevo prima, e il tempo residuo è tornato a salire, quindi riesce a parametrare a seconda della temperatura ambiente la temperatura interna e quanto manca per la fine della cottura. 42-45, vedete, è risalito a 3 minuti.
e devo rimuovere dal fuoco perché la T-Bone è pronta per riposare. E adesso la togliamo dal fuoco, vediamo che cosa mi dice. Me la metto qui, cerco di tenerla in piedi anche se non sarà del tutto semplice. Me la appoggio, me la prendo, non ho manco salata ancora ovviamente. Vado a parcheggiare, ecco fatto. Tappami levante. Oh, c'è la quarantena, ma i truzzi sono tutti in giro. E vedete la fase di riposo. Allora, intanto possiamo stilare qualche così conclusione. Dunque, il termometro è vitale per tutte le preparazioni barbecue che vi vengano in mente. Quindi sceglietene uno e poi ascoltate quello. È inutile andare a fare 270 ragionamenti e confronti sul grado in più di uno, il grado in meno dell'altro. Tanto vale che andiate su uno, ovviamente avendo la consapevolezza e la speranza che non sia distrutto e che sia affidabile. Quindi affidatevi a dei prodotti blasonati, come può essere questo Meter Plus, almeno al primo utilizzo mi dà l'impressione di esserlo, e poi seguite quello anche in base al vostro gusto. È un po' come quando si usa il forno per fare la torta la prima volta, no? Fate la torta la prima volta, magari viene un filo troppo cotta, anche se il forno è a 200 gradi, non so, 180 statico per 20 minuti, la crostata deve essere pronta così, magari viene un po' cotta, viene un po' cruda, insomma dovete prenderci un pochino l'occhio e dovrete farlo anche sul vostro termometro per barbecue. Quindi Meter Plus e Meter in generale può essere una soluzione molto interessante che io continuerò ad utilizzare insieme agli altri termometri che ho impiegato fin qui nel primo anno di BB Cool. Intanto vediamo un po' dove siamo arrivati. Vedete che l'ambiente non è più recepito, ci siamo quasi. Siamo finalmente arrivati in fondo. Io non vi faccio vedere l'assaggio della carne perché tanto la fiorentina l'abbiamo fatta più volte, ma sono sicuro che Angelo mi abbia dato un ottimo pezzo di carne. Avete visto com'era bella amarezzata? Adesso me la vado a mangiare. Come sempre, info@bbcool.it per tutto quello che vi viene in mente a livello di domande, mentre per le foto, come sempre, il Bordons via Direct su Instagram. Ciao ragazzi!